Facciamo una pausa, torniamo tra poco, sì. 7.30, però vi facciamo vedere che cosa? Turistrofi? Quello, esatto. No? Spettacolo, domani è grande speciale peraltro. Qui però c'è da prendere nota, innanzitutto, domani 19.20 e 21.20, esatto. Che è Sport 24 in HD, una delle gare più pericolose del mondo, si va circa 200 km all'ora in moto su un circuito che misura pochissimo. Praticamente non è un circuito, in mezzo alla la cosa strada. Incredibile. Bravo. È quella. Vediamo un po' le immagini. Hai riassunto benissimo. Torniamo tra po'. La storia del Tourist Trophy non è una storia solo di trionfi, ma anche una storia tragica, delle tante vittime, dei tanti piloti che hanno perso la vita. Qua vedete alcune targhette con i nomi incisi, sono oltre 200 i piloti che hanno perso la vita e noi ne vogliamo ricordare in particolar modo una, Gilberto Parlotti, che nel 1972 perse la vita sulla veranda, uno dei tratti della montagna del Tourist Trophy, grande amico di Agostini, che proprio per questa tragica scomparsa ha deciso di boicottare il Tourist Trophy, almeno per quanto riguarda il mondiale. C'è stata una commemorazione importante col figlio Paolo, che per la prima volta è tornato sull'isola di Man, è tornato proprio in quel punto dove ha perso la vita suo padre, ha avuto anche la possibilità di parlare col commissario dell'epoca, un'altra storia bella e brutta del Tourist Trophy. Avevamo il desiderio proprio di provare questa esperienza, capire cosa ha provato lui 40 anni fa quando è venuto per la prima volta a fare questa esperienza, e per noi è stata un'emozione grandissima, in quanto qua si vede veramente quanto i piloti diano proprio del proprio coraggio per riuscire a correre in un percorso di questo tipo. La cosa che ha fatto un po' impressione è le parole del commissario, che vi ha ringraziato per non odiare l'isola nonostante vi abbia portato via e ti abbia portato via tuo padre. Vero, verissimo, è stata toccantissima la cerimonia che abbiamo fatto qua, veder presente il direttore di gara dell'epoca che ci ha detto queste parole e si scusava per il tempo, ricordandoci che le stesse condizioni di tempo erano le stesse di 40 anni fa. Per noi è stato proprio un qualcosa di forte, veramente forte.